non si ha testimonianze chiare da poter portare in tribunale, se non si hanno delle dichiarazioni chiare, testimonianze, prove, quindi si arrabbia anche per quello, ma arrabbia anche per come sono andate, per i compagni, come si sono comportati, perché non c'è più rispetto per la vita umana. È successo a mio fratello, ma succede tutti i giorni anche a altre persone, quindi voglio dire, spero che questo valga, non dico per noi solo, ma per altre persone, che non possa succedere a altre persone, o perlomeno che non ci si comporti così. C'è una sentenza del tribunale, ci sarà un processo, ci sono delle persone indagate, naturalmente, perché comunque quello è un omicidio. Non si può non segnalare su un tetto trasparente un buco di 3 metri per 2, quindi non è un buchetto. Poi mio figlio pesava 100 kg, 3 metri per 2, come ci ha infilato un piede, ci è volato dentro.